Un commento sulle intenzioni per quanto riguarda ad esempio il piano scuole del governo Renzi. Ma io l'ho detto anche prima, queste indicazioni del governo sono indicazioni importanti, sia quello per la messa in sicurezza delle scuole, sia quello per il dissesto idrogeologico. Quindi noi, da funzionari dello Stato che curano questo settore, che è il settore della messa in sicurezza del territorio, non possiamo che salutarlo favorevolmente, quindi benvengano queste iniziative. Vi state attrezzando per nuove emergenze post-sismiche per quanto riguarda ad esempio l'edilizia d'emergenza? Ci sarà una volta un progetto base? No, io credo che anche la vicenda emiliana ha dimostrato che queste scelte debbano essere messe in capo ai territori, quindi avere dei modelli predefiniti non serve e non è corretto. Avere, come dire, delle possibili soluzioni da offrire al territorio, questo sicuramente, però ogni territorio, ogni sciagura, ogni calamità è un qualche cosa a sé che va affrontata e va condivisa nelle soluzioni con il territorio. Come vive la Protezione Civile questi periodi di spending review? Credo come tutto il paese, però anche qui nella consapevolezza che le risorse non sono tutto. Noi lo stiamo dicendo da tempo, lo stiamo dicendo forse più per, qualcuno direbbe, per necessità che per convinzione. Allora, se la prospettiva di una prevenzione strutturale è lì da arrivare, anche se questi primi passi del governo sono importanti e sono significativi, allora dobbiamo investire in una prevenzione di protezione civile. E la prevenzione di protezione civile passa essenzialmente attraverso una seria pianificazione. Purtroppo ancora troppi comuni nel nostro paese non hanno piani di emergenza. Quelli che ce l'hanno non sempre ce l'hanno conosciuti e sperimentati attraverso esercitazioni di protezione civile. Allora, siccome questi sono interventi che comportano spese marginali e siccome la priorità è la salvaguardia della incolumità e della vita, allora io rivolgo a tutti un forte appello a che, in attesa di tempi migliori e di risorse più cospicue, si metta mano a una pianificazione di protezione civile che almeno salvaguardi le vite umane, che poi è, come dire, il tesoro più importante che dovremo salvaguardare. Ritiene possibile una ricostruzione in 5 anni, come ha detto Franceschini recentemente? No, guardi, io vengo dall'esperienza della Concordia, dove i cronoprogrammi nelle piccole cose hanno dimostrato non essere sempre corrispondenti alle aspettative, per cui ho imparato da quella vicenda che i cronoprogrammi hanno un'importanza perché, come dire, danno il senso di una prospettiva, ma poi le variabili sono talmente innumerevoli e talmente complesse che non sempre poi l'importante credo non sia tanto quello di fissare una sorta di deadline, di scadenza, ma è quello di lavorare. Io oggi ho visto nella visita a questa struttura che si sta lavorando, che c'è grande volontà, che l'organizzazione è strutturata bene, ecco, questa è la risposta. Poi ognuno di noi spera in cuor suo che i tempi siano quanto più compressi possibili. L'importante però è fare bene e fare. Purtroppo in questi anni abbiamo avuto delle soluzioni di continuità che poi alla fin fine vanno a pesare inevitabilmente sulla scadenza finale. Lei è stato molto critico con la ricostruzione aquilana anche negli anni scorsi. Ha avuto una sensazione di una ricostruzione a due velocità, facendo la visita di oggi? Ha parlato di luce in fondo al tunnel, perché? Perché ho visto tre cose che mi sono molto piaciute: organizzazione, trasparenza, coesione. Cose che non ha visto sull'Aquila, per esempio? Cose che non sempre ho visto in questo territorio. Io credo che queste siano le tre parole chiave per avere un futuro e soprattutto per dimostrare all'intero paese che qui la gente è capace, la gente è determinata e che investire soldi in questo territorio non è disperdere soldi al vento, ma è investire soldi perché questo è un pezzo importante del paese, questo è un pezzo
che ha una storia, una cultura e che va salvaguardato, però è dal, io lo dico a volte attirandomi anche qualche gratuita polemica, è una cosa che vado dicendo da tempo. I veri, i più importanti artefici del futuro di questo territorio è la gente di questo territorio. L'ultima cosa, come si fa a gestire un'emergenza simile con 4 governi in 5 anni? Lo dice a me che io ho cambiato 4 presidenti del Consiglio, quindi anche questo è una bella domanda e sottolinea come in questo paese vi sia la necessità di avere governi stabili e credo che questo Parlamento stia lavorando proprio a questo, cioè di darci degli strumenti per avere dei governi, perché vi posso assicurare che cambiare 4 presidenti del Consiglio in 3 anni, perché questa è la mia condizione, non è un esercizio molto, molto facile e molto semplice. Sull'inchiesta penale di Guido Bertolaso, c'è un caricato da parte delle persone offese, altro magistrato, non sono contenti delle tue richieste di archiviazione della Procura Penale? Guardi, io ho sempre detto che di fronte al dolore della gente che ha perduto dei familiari, delle persone care, c'è solo l'atteggiamento del rispetto, per cui non ho mai interpretato questo loro ricercare la verità, ricercare delle risposte come un accanimento. Conosco troppo bene alcune di queste persone per poter dire che si tratta di tante componenti, ma sicuramente non di accanimento, non di vendetta. Poi è vero anche un'altra cosa che ho detto anche nella mia deposizione al processo, le responsabilità sono un po' più complesse che non quelle che magari un'inchiesta giudiziaria come quella aquilana vuol in qualche modo stabilire. Ecco, io credo che ci siano responsabilità più diffuse, ci siano responsabilità sistemiche, ci siano responsabilità che attengano principalmente a chi negli anni ha governato il territorio, perché mi piacerebbe sottolineare una cosa, ma questo lo sottolineo soprattutto perché possa essere di insegnamento ad altri territori. All'Aquila le persone sono morte perché sono collassate alcune abitazioni e sono collassate alcune abitazioni che, così le perizie giudiziarie stabiliscono, non sono state costruite a regola d'arte o sono state indebolite con interventi successivi. Quindi il tema per me è questo, all'Aquila ma soprattutto per l'intero paese. Il problema non è quello di avvisare o non avvisare se ci sarà un terremoto, rassicurare o preoccupare se ci sarà un evento sismico, ma è quello di mettere in sicurezza gli edifici di questo paese. Io ho sempre detto che la mia principale preoccupazione all'esito di queste inchieste è che si perda di vista il tema principale. E la cosa che più dissento dalla sentenza dell'Aquila è il passaggio nel quale il giudice sostiene che la messa in sicurezza delle abitazioni è un'affermazione ovvia quanto inutile. Quella credo che sia la cosa veramente sulla quale bisogna prendere le distanze, ma le distanze abissali. Poi le responsabilità verranno accertate, ma un'affermazione di questo genere lo trovo una cosa paradossale e soprattutto un'affermazione che ha, dal mio punto di vista, che ho la responsabilità della protezione civile da un punto di vista dell'indirizzo e del coordinamento a livello nazionale, quella che può dare l'insegnamento peggiore. Invece la messa in sicurezza degli edifici non solo non è ovvia, perché purtroppo nel nostro paese non gli si dà peso, ma soprattutto è assolutamente utile e necessario. Grazie. Prego.